Ciao, il piatto che faremo oggi è il piatto tipico, il piatto simbolo della cucina italiana. Parliamo di pasta al pomodoro. Oggi io vi farò la mia pasta al pomodoro, anzi per essere precisi i miei paccheri al pomodoro. È una pillola, è magazine, andiamo subito. Partiamo, l'acqua è sul fuoco, abbiamo il nostro classico trito sedano, carote e cipolle. Partiamo. Un filo d'olio, la cipolla deve cuocere in maniera dolce, quindi non l'aggrediamo subito con la fiamma alta, la lasciamo un attimino in questo modo. Ingredienti semplici, ingredienti classici, però rivisitati a modo mio. Rivisitati in una forma un po' più, come posso dire, gourmet. Questa ricetta noi la facciamo perché su Messenger ci ha già scritto una nostra cara amica, Chiara, che saluto, che è venuta qui a casa a mangiarla, gli è piaciuta, voleva la ricetta. Io ho detto, guarda, la farò in una puntata del magazine per tutti voi. Quindi partiamo, qua ha preso già temperatura, caliamo i pomodori, ecco qua, questo non serve più, schiacciamoli un pochettino per far togliere tutta l'acqua. Andremo subito a salarli e a mettere un pochettino di pepe, a peparli diciamo, quindi un giro di sale. Un po' di pepe, la nostra classica girata, e poi aggiungerò una punta così di zucchero. Sembra niente, però questo pochino di zucchero darà al pomodoro un gusto più avvolgente, più dolce, più vellutato, e toglierà quel gusto un pochettino di acido che è proprio del pomodoro. Abbassiamo, lo lasciamo andare e intanto andiamo avanti con la nostra ricetta. Ricordatevi che quando fate un piatto, quando avete in mente un piatto, dovete prepararvi una certa linea, quindi dovete già immaginare come verrà servito. Siccome io lo voglio servire con una spuma, con un'aria di mozzarella di bufala, ce l'andiamo già a preparare. Quindi, che facciamo? Contenitore, prendiamo una mozzarellina, la strizziamo, purtroppo con le mani dobbiamo strizzarla, la spezzettiamo qui dentro, un pochino d'acqua della mozzarella stessa, un filo d'olio, pizzico di sale, pizzico di pepe e andiamo a frullare. Qua sta andando, controlliamo sempre, l'acqua sta andando pure, la frulliamo avendo cura di far incorporare aria. Ecco, controlliamo e aggiungiamo un pochettino d'acqua della mozzarella stessa, perché ci deve venire abbastanza, non dico liquida ma quasi, molto fluida, e dobbiamo fare incorporare l'aria perché ci servirà dopo a dare quel tocco un pochettino più in, diciamo così, alla nostra ricetta. Ecco qua. Questo non ci serve più, lo mettiamo qua. Mentre loro vanno, questo lo andiamo a posare in frigo.
qua ci siamo, saliamo l'acqua. Caliamo i nostri paccheri. Aspettiamo che la nostra pasta arrivi alla giusta cottura, quindi quei 7, 8, 10, 10 minuti. Ci vediamo tra poco. Ed eccoci, allora il pomodoro è già cotto. La pasta ci siamo quasi, spegniamo e ora passiamo al nostro passaggio. Prima di fare il nostro passaggio voglio fare un augurio a tutte le donne, perché a breve sarà la festa delle donne e mia moglie già ha addobbato la sua cucina. Potrebbe essere questa ricetta anche una piccola idea per voi mariti. Farete una bellissima figura, secondo me. Torniamo a noi. Allora, prendiamo il pomodoro, lo mettiamo in questo contenitore. Là la pasta sta andando. A questo punto, dalla semplice pasta al pomodoro che facciamo tutti, vi do questa piccola chicca, questa piccola idea. Ecco qua. Ci siamo. Questa la poggiamo qua sopra e andiamo a frullare il nostro pomodoro. Beh, con la giacca bianca non lo so se va bene, comunque. Ecco qua il pomodoro. Comincia a prendere questo colore, è un pochettino diverso dal solito, non è quel rosso vivo, ma diventa quasi arancione. E ora lo faremo diventare ancora più vellutato. Ecco qua. Giuseppe, col pomodoro non poteva mancare la macchia sulla giacca, va bene così, va bene lo stesso. Ora un ulteriore passaggio. Prendiamo il pomodoro, ecco qua, e lo andiamo a setacciare in questo colino, in questo setaccio rimarranno le pellicine, rimarranno tutti i grumi e avrete una salsa vellutata, una salsa che avvolgerà i nostri paccheri. Eccola qua. Ancora un altro po' per toglierla tutta. Quel gusto avremo solamente la parte migliore del pomodoro e del quel frito sedano, carote e cipolla. Perfetto, qua ci siamo. A questo punto vediamo se la pasta è cotta. Sembra proprio di sì. L'acqua l'abbiamo già salata. Ci aiutiamo col ragno, l'andiamo a prendere. Questo non serve più, questo spegniamo, andiamo qui e andiamo a mantecare. Si prende tutto il sugo. Eccola qua, vellutato proprio. E a questo punto possiamo spegnere e andiamo a fare l'ultimo passaggio prima dell'impiattamento. Come avete visto, l'ho tolta fuori dal fuoco. A questo punto aggiungo un po' di parmigiano, molto poco. E fuori dal fuoco una noce di burro. Ecco qua. Mantechiamo, facciamo sciogliere il burro. Comincia a sciogliersi in mezzo al sugo, il paccaro se lo prende tutto. Aggiungiamo un altro po' di parmigiano.
Ah, è caduto. Questo va via. E andiamo a impiattare. Piatto. Ci aiutiamo. Ecco qua, un po' di sugo, il nostro sugo burro e parmigiano. E ora manca l'ultimo tocco. Vi ricordate quella spuma di mozzarella di bufala che abbiamo fatto? Andiamo a prenderla, abbiamo in frigo. Con una frusta facciamo prendere un po' d'aria. Ecco qua. E con l'aiuto di un cucchiaio faremo i piccoli tocchetti. La nostra parte fresca, dolce e profumata della mozzarella di bufala. Per voi, per Chiara e per tutte le donne, paccheri al pomodoro di Fernando. Con voi ci vediamo alla prossima, sempre su Catanzaro in Forno. Ciao!